Un incarico impegnativo, gratificante, che affronto con entusiasmo, consapevole di poter lavorare con un'ottima squadra e con le migliori intenzioni di fare bene, di garantire nella migliore maniera possibile il prodotto che noi siamo tenuti a offrire ai cittadini, che è quello della sicurezza. Ho avuto la fortuna, insomma, di fare 2 anni il questore in provincia di Vibo Valentia, in realtà molto impegnativa. Ritengo diversa da questa, ma quell'esperienza è stata formativa, insomma, sono contento di averla vissuta. Indagini a tutto campo nella provincia pontina, comprese quelle ovviamente della direzione distrettuale antimafia con la quale lei ha collaborato praticamente sempre in questi ultimi 2 anni. Sì, allora, lì abbiamo lavorato con la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, diretta dal procuratore Gratteri. Adesso invece a breve incontrerò il procuratore della Repubblica di Latina, poi andrò a Cassino e poi inevitabilmente, insomma, stabiliremo contatti anche con la direzione distrettuale antimafia. Senta, in conclusione un messaggio ai cittadini. Guarda, il messaggio è quello di affrontare questo impegno, questo lavoro, questo incarico con grande entusiasmo, nella consapevolezza che i cittadini si attendono molto da noi e noi viviamo questo lavoro con la responsabilità di chi deve garantire il prodotto che, come dicevo prima, noi siamo tenuti ad assicurare.